anticipazioni Grande Fratello 2018, scatta la doppia squalifica dal reality?. La prossima puntata del cancelletto Grande Fratello 2018 che vedremo in onda questo lunedì 30 aprile su Canale 5 potrebbe essere ricca di colpi di scena. Nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio 5 di questa settimana, abbiamo visto che Barbara D'Urso ha svelato al pubblico che la produzione stava analizzando. Nel dettaglio i comportamenti e gli atteggiamenti dei concorrenti nei confronti di Cancelletto Aida Mizzar, la quale in questi giorni è stata letteralmente bullizzata dal gruppo. Bufera al Grande Fratello 2018, arrivano le punizioni. A immagini shock che hanno scatenato l'ira degli spettatori del Cancelletto Grande Fratello, i quali sul web e sui social si sono mobilitati per chiedere l'espulsione immediata di alcuni concorrenti. Ebbene, Barbara D'Urso nel corso della puntata di Pomeriggio 5 ha svelato che la produzione del reality show stava analizzando tutto nel dettaglio. E che avrebbe preso dei seri provvedimenti nei confronti dei concorrenti che hanno sbagliato. La conduttrice del GF15 ha parlato di provvedimenti molto seri che di sicuro non passeranno inosservati e adesso si attende con trepidazione di sapere quello che succederà. Le ultime anticipazioni sulla puntata di lunedì 30 aprile rivelano che quasi sicuramente ci saranno delle squalifiche tra i concorrenti di quest'anno. Le scene di violenza e di bullismo viste nei confronti di Aida Mizzar sono a dir poco scandalose e hanno scatenato l'ira degli spettatori da casa. Che sul web non fanno altro che condividerle per chiedere a chi di dovere di prendere provvedimenti nei confronti dei diretti interessati protagonisti di questa bruttissima pagina di televisione. Ecco chi rischia la squalifica dal Grande Fratello 15. Chi sono i concorrenti che rischiano la squalifica immediata dal Grande Fratello? Il primo è Bahie Dame, colui che si è scagliato contro Aida, insultandola e umiliandola con le sue feroci parole. Il concorrente è arrivato quasi a metterle le mani addosso e proprio per questo motivo il suo comportamento non verrà perdonato dalla produzione ma anche dalla conduttrice stessa del reality show. Il secondo concorrente che rischia di essere squalificato questa settimana dalla casa del GF15 è Luigi Favoloso, fidanzato di Nina Moric. Che oltre ad aver bullizzato Aida ha espresso anche dei pareri fascisti sulla festa della liberazione e ha ammesso di far parte di un gruppo social denunciato per cyberbullismo.